Bonjour bellezze, bentornate o benvenute su Illy Style e benvenuto finalmente settembre, uno dei miei mesi preferiti. Stamani iniziamo questo vlog un pochino in ritardo perché mi sono data super da fare, ho sistemato un sacco di cose, piegato panni, fatto lavatrici, steso lavatrici, pulito casa, mi manca solamente il bagno sopra, ma lo puliremo più tardi, dopo pranzo, e adesso scendiamo perché qua abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Mi cambio dopo. Che fate? Mettete il naso nell'acqua? Qua pagliaccetti anche te, sì. Andiamo giù? Ok, il libricino lo lasciamo qua? Lo portiamo giù? Andiamo, dai. Manina. Stamani mi vedo molto anni 90, con i capelli così, con la pinza, le collanine, con i cubetti, vero Chris? Eccoci. Vai. Settimana scorsa mi ha finito i libricini delle vacanze scolastiche. Mi fai un attimo vedere? Ma ieri in edicola abbiamo preso questa raccolta Giocolandia con tutti dei fumetti. Mi fai vedere un secondino? Poi te lo ridò. Con tutti dei fumetti, dei giochini che a lui piacciono tanto, così si intrattiene e non guarda, insomma, troppa televisione. Tu colori i veicoli, vero? Abbiamo spostato il tavolinetto qua perché le temperature sono scese tantissimo e giorni fa ha pure piovuto, quindi il tavolinetto si è tutto bagnato. Poi è in plastica, ma non so per quale motivo raccoglie un sacco di acqua, quindi quando si spostano le seggioline continua a bagnare il pavimento per giorni. L'abbiamo messo qua che è un balconcino più riparato. Ho portato di qua il tavolinetto con le seggiole e di là ho portato quella poltroncina che avevo di qua con il tavolinetto in metallo. In questi giorni sono stata poco presente anche su Instagram perché mi sono dedicata completamente alla casa, ho fatto un po' di pulizie profonde, ho fatto qualche modifica, levato qualche giochino da bimbo piccolo che loro non utilizzano più, ho tirato fuori tutte le cose per la scuola e l'asilo, ho messo le etichette ai grembiuli, ho levato le etichette ai grembiuli dell'asilo che erano di Amy e ho messo quelle di Chris, e invece quelli nuovi della scuola li ho tutti etichettati. Poi ho tirato fuori i set asilo, dopo semmai vi faccio vedere, insomma mi sono portata avanti, sapete che a me piace portarmi sempre un pochino avanti. Cosa c'è lì, Chris? Una formichina? Ma dimmi un po', sei felice di andare all'asilo con i bimbi? L'altro giorno gli abbiamo provato il grembiule, ha pianto tantissimo, quindi prevediamo sarà un inserimento molto molto difficile. È andata via, vero? Eh sì, eccola lì, va via, vedi? Non ci vuole giocare con le macchinine, ha detto. Ha paura di essere investita. Oggi per pranzo preparo pasta, olio e formaggino per i bimbi e per me vado a scaldare questi spaghetti di soia con verdura mista. Li scaldo in padella, li ho già provati una volta e in padella sono molto buoni. Accendiamo la luce. Chi apparecchia? La maestra mi aveva consigliato di responsabilizzare un pochino Emi facendolo apparecchiare e gli piace tantissimo a entrambi apparecchiare, infatti si litigano. Emi è arrivato ora dal balcone, lui è già qua. Ora, quando capisce cosa sta per succedere, vuole apparecchiare lui. Ah, prima cosa mettiamo? Bravissimi i miei bimbi. Oh oh! Laggiù nel frattempo è andato via il seggiolone, l'abbiamo dato a un bimbo più piccolino, vero? Tanto Chris è cresciuto, usa la sedia. Poi cosa manca? Basta? La posata di Chris dov'è? Dov'è la posata di Chris? Ce l'hai in mano. 2 minuti è pronta, ok? 2 minuti, 10 minuti è pronta. Va bene? Ah, sei un cagnolino affamato. Anche i vostri figli si siedono direttamente sulla sedia, tirano sul cuscino, lo usano come schienale e si siedono sulla sedia. I miei figli l'hanno sempre fatto. Che c'è, amore? È andato via, Emi. Vallo a cercare, così sporca la sedia e anche il cuscino. Buon appetito. Che c'è, Chris? Mastica, dai. Dopo ti strozzi, eh? Ah, guai, eh?
Questo bagno qua ha fatto un'uscita pessima, sia per quanto riguarda la ceramica, sia per quanto riguarda proprio il mobile. Guardate qua come si è rovinato, questo è un vetro, si è rovinata la parte sotto, tra il vetro e il legno. Avrei una mezza intenzione di rifare completamente questo bagno, perché l'11 settembre sono 10 anni che siamo qua e questo bagno qua l'abbiamo vissuto veramente tanto, strausato, e i segni si notano, però mi scoccia sfare il rivestimento. Non mi fa impazzire, però non è rovinato, quindi mi scoccia. Su una rivista, ora vi faccio vedere. Su questa rivista qua ho trovato un articolo molto molto interessante sul colorare sanitari, pavimenti, rivestimenti. Vediamo se con una mano riesco a ritrovarlo. Eccolo qua. Eccolo, colorare piastrelle e sanitari. Questi sono i prodotti utilizzati e questo è il risultato. Aspettate che accendiamo la luce. Allora, questo è il dopo e il prima si presentava così. Ovviamente, oltre a colorare le piastrelle, sono anche stati sostituiti i sanitari, però vedete, sembra un prodotto super interessante. Qualcuno l'ha mai provato? Sa darmi un feedback, magari provo con un prodotto del genere. Ecco, questo è un altro prima e un altro dopo, anche questo, prima e dopo, col riflesso, non so se vedete bene, però ecco, sembra molto interessante. A me interesserebbe ovviamente quello bagno per i rivestimenti e basta, perché i sanitari sono veramente tanto rovinati, specialmente il lavandino, e andranno sostituiti. Vorrei capire se è una cosa momentanea, una sorta di tappabuco momentaneo che poi necessita di un rifacimento totale, oppure se è una soluzione insomma a lungo termine. Potrei provare sul bagno di mia mamma, ora chiedo a lei. Però ecco, ma incuriosita tanto, e se qualcuno l'ha provato mi faccia sapere. Ora scendiamo, portiamo giù anche questa bolletta, così dopo passiamo dal tabacchino e la paghiamo. E aspettiamo Nicola, che a quest'ora dovrebbe già essere a casa. E io parto col bambino. Nel buchetto. Ah sì, io passo anche basso. Il salotto non è più un salotto. C'è il bigliettino sul tavolino. È proprio. Grazie. È arrivato il babbo, ha portato le sedie. E ora scopriamo se sono del colore giusto. Ho portato le sedie? Vediamo, sì, dai. Sì. Il colore dovrebbe andare bene. Perché dico così? Perché nei giorni scorsi ho comprato l'ombrellone simile a quello che vi ho mostrato settimana scorsa nel vlog, però non so se il verde è lo stesso. Eccolo qua, quello che vi ho mostrato settimana scorsa era di Maison du Monde, quindi perfettamente abbinato alle sedie, ma sul sito e sullo shop qua in zona dava esaurito, quindi ho trovato questo da casa, ho provato a prendere questo. Con molta attenzione vediamo se innanzitutto sono arrivate intatte. Sembra di sì, sembra siano protette molto bene, però non si sa mai. Direi che sono due verdi completamente differenti. Peccato, perché quando l'ho comprato io l'ho paragonato alla foto presa proprio sul sito Maison du Monde e sembrava la solita tonalità. In realtà dal vivo sono due verdi completamente diversi, quindi renderemo l'ombrellone. Peccato, perché probabilmente quello di Maison du Monde non tornerà. Un po' me l'aspettavo, infatti ho conservato lo scontrino dell'ombrellone, però in fondo ci speravo. Secondo unboxing della giornata, un po' in anticipo. Sì, la Ila si muove molto in anticipo. Allora, qualche giorno fa gli ho ordinato. Allora, noi siamo soliti comprare il calendario dell'avvento. Hai visto, Chris? Sì. Cos'è questa? No.
Cos'è? Noi di solito compriamo il calendario dell'avvento dell'IKEA, quello con i cioccolatini, ma visto che quest'anno dobbiamo stare attenti alla linea e visto che sono 2 anni che si compra quello dell'IKEA e alla fine non becchiamo mai nulla, ho visto questo qua, prettamente maschile, con tutti gli attrezzi da lavoro e gliel'ho ordinato. Lui braccino corto non lo voleva, ma dai. Grazie mille. Mi vado a vestire così usciamo un pochino. Oggi vorrei cercare delle scarpe comode da ginnastica per i bimbi, per la scuola, per l'asilo, perché Amy ne ha un paio dello scorso anno, tutti gli altri non gli vanno più bene e Chris ha un paio dello scorso anno che tra l'altro lui l'anno scorso usciva pochissimo non andando all'asilo e non gliel'ho provate ma penso gli stiano piccini, quindi andiamo. Passiamo anche dal tabacchino e passiamo anche a chiedere se sono arrivati i libri di scuola. A tenerli legati con la pinza mi sono venute anche delle ondine simpatiche. Ok. Siamo pronti? Perché piangi? Come no? Perché piangi? Il babbo è cattivo? Gli facciamo tutto? Oh, povero babbo! Nico è sceso per pagare la bolletta e mi aspettiamo qua in macchina. Da notare che sono spariti i tubi, le tavolette, perché settimana scorsa abbiamo anche terminato il nostro corso di nuoto. Avremmo dovuto fare ancora un giorno, quando era oggi, però è rinfrescato tanto, gli ho scritto che secondo me era caso di chiuderla lì, onde evitare raffreddamenti, cose del genere. C'è una fila assurda. Ciao! Intanto che aspettiamo abbiamo fatto la foto per l'immagine di copertina, questo è il dietro le quinte. Di solito utilizzo un fermo immagine del video, ma non sempre sono carine. Visto che c'è una bella luce, ne abbiamo approfittato. Babbo, tocca quasi a lui, eh? No. No, come no? Noi. Tocca quasi a noi? Sì. Cattala ancora, le cicale. Emi, il naso dentro, che ora si entra. Le scarpine le abbiamo trovate, i libri invece sono arrivati, ma torneremo a prenderli fra qualche giorno perché vanno foderati. Sei ancora stanco? Chris è ancora un po' assonnato, in macchina ha dormito un pochino, vero? Allora, come scarpine abbiamo preso 2 così della Nike, una per Amy e una per Chris. Per Chris abbiamo preso il 26, mentre per Amy il 31. E poi abbiamo preso anche un 31 della Asics, simile a quella della Nike, però che veste un pochino di più, bella, leggera, comoda, insomma come desideravo. Vi faccio anche vedere i set asilo per Chris. Questo è il set asilo più bon ton, è di Cucci Scucci, guardate che bello il ricamo, sacchettino così a righine, bianco e azzurro, 2 sacchettini perché in uno andrà il cambio, asciugamano e bavaglino. Questo qua è quello che gli ho ricamato io qualche mese fa con tutte le macchinine, ormai conoscete anche voi questa passione di Chris. E qua ci sono 2 nuovi arrivi di l'isola di Pic Pic. I bimbi hanno già diverse cose dell'isola di Pic Pic. Ma perché mi incarto sempre sul Pic Pic? La prima C me la mangio sempre. Allora, qualche mese fa ho ordinato questo sacchettone per poter contenere tutte le cose che solitamente lunedì mi dovrò portare dietro, visto che porterò prima Amy e poi Chris. Ho voluto un qualcosa che riuscisse a contenere tutte le cose che devo portarmi dietro, come sacchettino con asciugamano e bavaglino, sacchettino con il cambio, probabilmente pannolini e salviette, quindi ho commissionato questo sacchettone, ve l'ho già detto 18 volte, con la ruspa, guardate che bella, questa è tutta fatta
fatta a mano. Denise dell'isola di Pic Pic è bravissima a realizzare queste cose. E guardate che bello il retro realizzato con scarti di tessuti che utilizzano per realizzare le uniformi dell'ambulanza, della Croce Rossa, insomma è tutto quanto. Qua c'è questo tessuto con le macchinine, tessuto con le stelle, sapete che io adoro le stelle. Qua ci ho messo i bigliettini da visita se qualcuno mi dovesse chiedere dove l'ho acquistato, e dentro c'è anche questa tasca con un'altra fantasia meravigliosa. Rimettiamo dentro i bigliettini e poi qua c'è l'asciugamanino abbinato sempre con la ruspa personalizzato con il nome di Chris e il gancino per poterlo appendere. L'ho già pronti, pannolini, salviette, e qua c'è la bustina delle etichette perché, come vi dicevo quando stamani, ho già etichettato i grembiulini stirati ed etichettati, pronti per essere usati. L'altro giorno Chris è venuto da me dicendomi mamma, e io tutta contenta ho subito pensato vuoi vedere che quel secondo che vede il primo sarà una passeggiata a levare il pannolino? Chris, andiamo a prendere il vasino? Sì, siamo andati in bagno, abbiamo preso il vasino, abbiamo deciso dove posizionarlo, alla fine abbiamo scelto il salotto. Quando è arrivato il momento di tirare via il pannolino, crisi isterica, quindi alla fine si è seduto col pannolino, poi non ha fatto nulla, però ecco, pensavo andasse meglio e invece mi sa che andrà come l'altro. Con l'altro avevo comprato il manuale, il libricino di Tommy, il pirata che usa il vasino, qualcosa del genere. I tatuaggi di ricompensa, gli adesivi di ricompensa, il vasino che suona quando fai pipì, il vasino che non suona, il riduttore, il bambolotto che beve e fa pipì col suo vasino piccolino azzurro. Insomma, le avevo provate tutte e mi sa che anche a sto giro andrà così. Ma questa volta la prenderò con molta molta calma. Con Amy mi ero quasi un po' fissata, poi alla fine la maestra e il pediatra mi hanno detto guarda che se non c'è verso è perché non è pronto, aspetta, vedrai che quando sarà ora te ne accorgerai, e con lui farò così direttamente senza troppi sbattimenti. Ora porto sul tablet così rispondo a qualche mail. Io per pigrizia tutte le volte scavalco il cancellino, ma qualche giorno ci lascio le penne. Allora, posizioniamo il tablet. Ho cambiato cover perché quella che avevo prima, a forza di apri e chiudi, si era tutta tagliata qua, però questa non mi sembra molto comoda. È costata pochissimo, però questo è l'unico modo per averlo inclinato, cioè sta inclinato solamente così. Vabbè, comunque, rispondiamo alle mail. Il style in entrata. Allora, ultimamente arrivano un sacco di mail truffa che mi fanno dubitare di tutte le aziende che mi scrivono. Vado sempre a verificare l'indirizzo mail con cui mi hanno scritto per vedere se è reale o meno. Dopo 9 anni ricevo ancora mail che iniziano con ciao Ilenia. Ma ciao Ilenia cosa? Ho anche cambiato il nome del canale YouTube con ilstyle trattino nome e cognome. Potevo capire prima che era un po' ambigua la cosa, ma adesso, santo cielo. Vabbè, già questo ti fa capire quanto realmente l'azienda è interessata a te. Non riesco a capire cosa mi si chiede. Ok. Questa parte con ehi, il style trattino l'aria costa.
Fantastici. Ma almeno non hanno sbagliato, dai. Allora, facciamo. Allora, questo mi propone un'app per bambine. Andiamo a vedere di cosa si tratta. App Store, cerca. Allora, qual è? Questa qua. Sì. Pronto? Mosca, Chris? No. No? No? Non litigate. Dagli il telecomando. Ah, no. Quindi hai rubato il telecomando? No. Mi sa di sì, invece. No. Basta. Andiamo a preparare la cena. Apparecchi te, Chris, stasera? No. Questa per chi è? Mamma. Per la mamma. Amy. E per Amy o per la mamma? Amy. Amy, vai, valla a mettere al posto di Amy, allora, su. Aspetta. Bravissimo, ora le posate, bravo, vai. Cosa metti, forchette? Sì. Vai. Ma che casino. No. Vai. È il babbo. L'ha fatto il babbo quel casino? Quella è per Amy. Quella è per Amy. Stasera per cena cotoletta e patatine. E per Chris anche le carote. Vero? Che ti piacciono tanto. Buone. Anche la cotoletta. E le patatine. Un sacco di cose. Cosa fai, Chris? Mangi le sue briciole? Te, c'è ancora un sacco di roba nel tuo piatto. Mangia la tua. È più buona quella di Amy? Sei tremendo, Comunque io ora susine, prugne, così magari mi bloccano un po' la fame, se non mangio anche il tavolo. Chris, mangia le tue cosine, dai. Ora mi faccio la mia mezz'oretta di tapirulan a 4.2, una passeggiatina, insomma. Salute! Io? Non t'ammalare, No! Ok? Allora, segniamo cosa ho fatto oggi. Da quando ho cambiato il programma di allenamento ho bisogno di appuntarmi da qualche parte il workout che ho svolto, perché a differenza del programma precedente qua ho 5 workout differenti che devo far girare, non necessariamente dall'1 al 5. Ad esempio ieri avrei dovuto fare il 3, ma per mancanza di tempo ho fatto il 5, che durava qualche minuto meno. Domani farò il 3, poi farò il 4, e trovo sia super motivante, super soddisfacente annotare anche quando faccio tapirulan. Non so, provate, poi fatemi sapere. Comunque, appena arrivate ha già sedato una rissa per il braccialetto. Sì. Di chi è il braccialetto? Te ce l'hai? Di Amy. Te c'hai il tuo e lui c'ha il suo. Così non ve li litigate. Sto preparando il bolero al tè al limone perché c'ho una sete e mi va qualcosa di sfiziosetto. Ok, controlliamo bene, perché l'altro giorno ho iniziato a shakerarlo col tappo aperto e ho fatto un casino. Ah, buono. Qua siamo pronti per la nanna. L'hai salutato? Sì. Gli hai dato il bacino? Sì. Vai, fagli ciao. Buonanotte, Amy. A domani. A domani. Vai, vieni che spengiamo la lucina. Ora Chris si fa la nanna anche noi, eh? Sì. È vero? Come si dice buonanotte? Amy. Amy fa la nanna. Come si dice buonanotte? Notte. Notte, notte. Notte, notte.
Finalmente anche Chris si è addormentato, così posso mettermi ad editare il vlog. Qua c'ho la mia acqua, uno snack, così se più tardi ho voglia di scranocchiare qualcosa mi butto su questi ed evito le schifezze. Mi sono già lavata i denti e ho passato il filo interdentale, così sono incentivata a non mangiare altro. Però se proprio proprio, almeno non devo scendere. Ora vi saluto perché è già mezzanotte e 7. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!